Amici e amiche di Sicilia Magazine, oggi mi trovo in un luogo unico che sembra sospeso nel tempo, un borgo medievale che, pensate, costituisce la fine del percorso di pellegrinaggio del Cammino di San Giacomo. Inizia a Caltagirone e finisce qui, Capizzi. Oggi vi raccontiamo la Sagra del Tartufo. Venite con me. Inizierà venerdì pomeriggio con degustazioni, con convegni, presentazioni di libri, quindi c'è un aspetto culturale, un aspetto folcloristico, un aspetto gastronomico. Venire a Capizzi quindi è una cosa che copre un po' tutti i fronti dello svago, del turismo. Il nostro borgo sarà allietato da musica, gruppi folk, artisti di strada e quindi sarà una giornata fantastica. Oltre al Tartufo, che è il principe e sua maestà della manifestazione, ci sono anche altri prodotti da degustare, quali per esempio i formaggi, i salumi e i dolci tipici capitini. Sono delle meraviglie che sono rinomate in tutta la Sicilia, vengono apposta da tutte le parti per assaggiare i nostri prodotti. Chi è venuto a Capizzi solitamente ritorna sempre, quindi vi aspettiamo a Capizzi non solo per degustare il tartufo e i nostri prodotti tipici, ma anche per visitare uno dei borghi più belli di Sicilia. In compagnia dell'assessore, tra quei vicoli che poi sono i protagonisti di Tartufo tra i sapori d'autunno. Sì, questa è la caratteristica di questa nostra manifestazione. Appunto, la sagra si svolge nel centro storico di Capizzi, un centro storico ricco di palazzi e antiche case nobiliari, dove verranno allestiti appositamente degli stand e dei gazebo, dove si potrà mangiare il tartufo sicuramente, ma anche i prodotti tipici del nostro territorio. Basti pensare alla provola dei nebrodi o ai salumi, direttamente fatti provenienti da animali allevati in questo territorio. Basti pensare al suino nero o anche alle pregiate carni di bovini e di suini. Io ho un riferimento proprio recente perché ho appena assaggiato tutti questi prodotti eccezionali da provare. Sì, e poi un'altra bella particolarità è che noi fino a pochi anni fa sconoscevamo di avere nel nostro territorio il tartufo, quindi dobbiamo apprezzare anche la fantasia dei produttori locali che si sono scommessi, hanno provato a integrare il tartufo nei nostri prodotti tipici. Basti pensare alla provola al tartufo, al salame al tartufo. Ancora stiamo sperimentando i dolci, perché non è facile, visto che il tartufo ha un sapore bello deciso, integrarlo con i nostri tipici dolci tipici di mandorla. Però ci stiamo lavorando, quindi l'invito che faccio è di venire a Capizzi a questa meravigliosa manifestazione, il tartufo tra i sapori d'autunno. E troverete tanto divertimento, folklore, spettacoli, escursioni, ma soprattutto tanto buon cibo. Il Comune di Capizzi è lieto di invitarvi alla 10ª edizione della Sagra del Tartufo di Capizzi tra i sapori d'autunno dal 18 al 20 ottobre. Vi aspettiamo a Capizzi. Non mancate!